Amici di Saper Fare, benvenuti in un altro video. Scusate per la mia tenuta estiva, siamo ovviamente in estate, quindi è normale. Sono sul tetto di casa mia. Oggi voglio provarvi, farvi vedere praticamente la differenza tra queste antenne che trovate e anche questa piccola antenna che ho già preparato per farvi vedere appunto le differenze di segnale attraverso uno strumento che proveremo appunto a vedere. Che differenza c'è tra un'antenna e l'altra? Quindi per voi proverò l'antenna della Sigma, cioè della Fracarro, la Sigma, l'antenna della DS Elettronica e un'altra antenna che vende anche a DS Elettronica, ma non è di produzione propria. ADS Elettronica produce questa antenna e quest'altra. Sono tutte e due per digitale terrestre e sono delle ottime antenne, devo dire abbastanza performanti. Ma andiamo a vedere adesso le differenze di segnale tra l'una e l'altra antenna. Qual è l'antenna effettivamente che sarà la migliore? Andiamo a vedere. Bene, come vedete abbiamo già installato la prima antenna che è una 22 elementi della DS Elettronica, installata diciamo così un po' non in maniera molto professionale, però ci servirà solo per capire appunto la differenza di segnale tra l'una e l'altra. Bene amici, come vedete abbiamo montato l'antenna, quella la più piccola di tutti, che è una 22 elementi. Adesso vi faccio vedere il livello di decibel microvolts, che è 40 decibel, oscillante a 39, e il segnale rumore ovviamente anche sui 23-24 oscillante. Quindi questa è la prima antenna che abbiamo montato. Adesso monteremo la 38 elementi, sempre della stessa casa, ADS Elettronica, e vediamo la differenza. Bene, come vedete abbiamo installato adesso l'antenna, quella da 38 elementi, al posto di quella piccola, e adesso andiamo a vedere la differenza di segnale tra l'una e l'altra. Bene, come vedete l'antenna questa da 38 elementi della DS Elettronica non si comporta tanto male, perché considerando appunto che la direzione dell'antenna verso Monterice è tra l'altro messa anche bassa come diciamo, altezza, devo dire che si presenta molto molto performante. L'antenna questa a 38 elementi della DS Elettronica mi sta dando un'ottima soddisfazione. Bene, adesso abbiamo installato quest'altra antenna e adesso andiamo a vedere la differenza tra quella precedente e quest'altra. Con questa antenna devo dire mi aspettavo un segnale un po' migliore rispetto al, diciamo, al tipo di antenna, però abbiamo sempre direzionata alla stessa direzione delle altre antenne, 43 decibel microvolt con un segnale rumore di 22-23 circa. Infine, l'ultima, non per ultima, ma perché per me è la migliore, l'antenna della Fracarro, la Sigma. Andiamo a vedere adesso il segnale posizionato sempre su quella direzione. Come vedete abbiamo un segnale molto più forte rispetto a tutte le altre antenne, 49-50 decibel microvolt per 40 decibel di segnale rumore. Devo dire che è un'ottima antenna questa della Fracarro, la Sigma, e considerate pure appunto anche che abbiamo tutte direzionate sulla stessa direzione. Bene amici, come avete visto abbiamo fatto un piccolo test, ovviamente non in maniera professionale, fatto con criteri strumentali di alto livello, però dà un'idea appunto del segnale ricevuto tra un'antenna e l'altra, sempre tutte puntate sulla stessa direzione, cioè il paese dove sono io è Partanna, nella provincia di Trapani, e abbiamo direzionato l'antenna verso Monterice. E quindi abbiamo sintonizzato un canale sullo strumento, sul misuratore di campo, un canale trasmesso da Monterice, un canale digitale terrestre addirittura sul centro della frequenza, quindi abbiamo preso come punto di riferimento un canale sul centro banda. E ovviamente, ripeto, non è un test che può competere con un vero e proprio test professionale, ma abbiamo una piccola porzione di idea di come si può ricevere il segnale tra un'antenna e l'altra. Spero che questo video vi sia piaciuto, avete anche così un'idea sulle antenne e la differenza tra un'antenna e l'altra. Ovviamente non siamo entrati nel dettaglio vero e proprio di tutte le antenne, perché sarebbe un dettaglio molto tecnico e quindi
poco comprensibile a livello, diciamo così, per le persone più meno pratiche. Questo video ovviamente è rivolto di più a, appunto, a persone che non hanno molta esperienza sul campo tecnico, ma soprattutto a livello così amatoriale. Ci vediamo nel prossimo video. Condividi questo video se ti è piaciuto, metti un like e ciao a tutti, amici di Saper Fare.